Ciao a tutti ragazzi, bentornati, ben ritrovati. Se è la prima volta, benvenuti nel canale di Mino Inside. Oggi ragazzi, analisi più pagelle di Udinese Milan 1-1. Una partita onestamente e obiettivamente non giocata bene dai ragazzi. Primo tempo nulla, poco più. Abbiamo regalato l'ennesimo gol con un errore in fase di impostazione e poi contro una squadra contro l'Udine, come l'Udinese, che fa del catenaccio e contropiede l'arma migliore, gli abbiamo praticamente regalato la partita sui binari preferiti, gliel'abbiamo indirizzata sui binari preferiti dei friulani, poi arrivati a quel punto con le energie che già dall'inizio non erano tantissime, ma che man mano scemavano, è diventata sempre più difficile. Alla fine siamo riusciti a strappare un pareggio che, visto come abbiamo giocato, visto il minuto in cui l'abbiamo raggiunto e visto come si erano messe le cose, può essere un punto guadagnato, ma resta una prestazione non positiva, non all'altezza. E sinceramente, considerato che cominciano a essere 7 punti nelle ultime 5 partite, abbiamo guadagnato meno della metà dei punti. Qualcosa va registrato. È vero che è difficile giocare praticamente con 15-16 effettivi, ne mancano tanti, ne mancano troppi, e credo che a questo punto un intervento a gennaio sia necessario, quantomeno quanto il recuperare gli attuali indisponibili. Sono un po' debilitato, veramente. Debilitato perché, beh, ve lo dico tra poco perché. Prima di cominciare, però, ragazzi, vi ricordo gentilmente di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina in descrizione. Tutti i link dei profili social di Milan Inside, quello mio personale di Instagram, Giuseppe Di Monte 92, e vi ricordo il sito internet www.acmilaninside.com. Vi dicevo debilitato perché sinceramente sono una serie di partite un po' sfianganti, tutta quella con la Salernitana, che obiettivamente è col Genoa, che erano difficili da non vincere. Le altre, dove il livello si è un po' alzato, siamo andati in difficoltà. Bisogna, ripeto, recuperare quantomeno quanto prima gli attuali indisponibili, sperando che qualcuno possa già recuperare per il Napoli. Dopo questa giornata, se tutto va come dovrebbe andare, ci ritroveremo secondi a pari punti con l'Inter, un punto sotto al Napoli e con l'Atalanta a meno 1. Ma procediamo con le pagelle. Maignan voto 6, quasi riesce a compiere il miracolo nell'occasione in cui si trova tu per tu con Beto. Poi una serie di rimpalli, tanta fortuna ha aiutato l'attaccante dell'Udinese e la palla si è inzaccata. Per il resto parate non parate elementari, gioca più con i piedi che con le mani. Florenzi voto 5,5. Un lontano parente del giocatore ammirato a Roma, sembrava aver dato qualche segnale di ripresa contro la Salernitana, ma è stata una prestazione sporadica contro un avversario oggettivamente di basso livello. Per il resto,
La Vanganza di Calabria si sente tanto, ma rinunciare anche a Kalulu, che al momento gli è nettamente superiore, è una scelta discutibile. Tomori 5,5 anche per lui. È vero che se non ci fosse stato lui ieri in velocità, De Olofeo avrebbe creato molti più problemi, molte più apprensioni. Però il concetto di attuare un fuorigioco, non nemmeno lontanamente pensabile, quando invece doveva semplicemente scappare indietro insieme a Beto, è un errore grosso e secondo in pochi giorni, poi riesce quasi a rimediare. Però alla fine, ripeto, come ho detto poco fa, tra fortuna e rimpalli la palla termina dentro e questo condiziona un po' negativamente la prestazione di Fic. Romagnoli, voto 6. Lui diciamo che raggiunge la sufficienza per non aver commesso errori grossolani. Certo è che da un capitano io personalmente mi aspetto un attimino più di leadership e di presa di comando del reparto difensivo. Hernandez 5,5 anche per lui. Molina lo mette in difficoltà sia in entrambe le fasi. Lui riesce a sfondare due volte, una volta segna in fuorigioco, l'altro sbaglia scelta e tipo di esecuzione. Anche lui, ci sono due che attualmente stanno rendendo davvero poco nell'ultimo periodo, che sono lui e Diaz, e si devono riprendere più presto. Passiamo al centrocampo. Bakasser è una coppia ormai, è una coppia di disfattisti, è una coppia di sciagure. Qui però anche un po' Pioli ha le sue colpe, perché dopo già la prestazione sciagurata contro il Sassuolo che avevano fornito, non si può ricommettere lo stesso errore. Posso capire che voleva un attimino affrontare dal punto di vista fisico il centrocampo dell'Udinese, ma insomma, rinunciare sia a Chessy che a Tonali, ripeto, è quantomeno discutibile. 4,5 per Bakayoko, 5 per Bennacer. Sbagliano entrambi nell'azione che portano al gol. Saint-Maclair, voto 6. Nel primo tempo a destra è uno dei più propositivi. A sinistra, nel secondo tempo, scompare man mano. Niente, crea un paio di occasioni che non si tramutano, però la sufficienza la raggiunge. Diaz voto 5, come dicevo poco fa, insieme a Hernandez è quello che sta mancando di più nell'ultimo periodo. Ha sbagliato tutto ciò che c'era da sbagliare. Controlli, dribbling e soprattutto due grosse occasioni. 5 per Brahim. Krunic voto 6, alla fin dei conti lui il suo lo fa sempre, dal punto di vista quantitativo, di voglia di grinta c'è sempre. Poi da Rade, ciò che viene di più, va bene, lo accetti, lo apprezzi anche, però di base questo è, non si può pretendere tanto di più. Ibrahimovic voto 7 perché nonostante ci sono un paio di occasioni che gridano vendette, che poteva tramutare molto meglio, comunque risolve la partita, ti permette, risolve. Riagguanta la partita e permette di guadagnare almeno un punto. Tiene occupati costantemente da solo i tre difensori dell'Udinese. Per quanto riguarda i sostituti, Tonali 6,5, con lui la manovra migliora di tanto. Non si capisce perché non giochi mai una partita intera. Chessy 5,5, prova a dare una mano in fase offensiva, ma fa più casino e confusione che altro. Messias 6,5, non ho capito sinceramente perché, impegnato sull'esterno dove creava puntualmente la superiorità e saltava l'uomo, poi viene spostato al centro. Ho capito per una questione di cambi, ma trovami una soluzione alternativa. Calabria
Castigliego sì, perché perlomeno ci mette un po' di voglia, un po' di grinta e mette in mezzo il cross che porta al gol del pareggio. Maldini, nonostante abbia giocato 9 minuti più recupero, gli do 6 perché è sua la sponda che porta al gol del pareggio, quindi per questo si merita la sufficienza. Pioli voto 5. Se sbagliare umano, perseverare è diabolico e riproporre la stessa coppia che puntualmente rifornisce a distanza di un paio di settimane, di 2 settimane, una prestazione nuovamente sciagurata significa errare. Poi mi deve spiegare perché Tonali non può fare una partita in tiro, perché se parte dall'inizio viene sostituito, altrimenti gioca a mezzo tempo. I cambi lo aiutano, ma quelli c'aveva in panchina, non è frutto di una sua intenzione. Peggiore in campo Bakayoko, migliore in campo Ibra. Questo è quando, ragazzi, speriamo che magari oggi possano esserci risultati a sorpresa che ci aiutino un attimino. Non può capitare sempre a noi di sbagliare il pronostico, ecco, mettiamola così. Io vi ringrazio, vi ricordo gentilmente di mettere like al video, iscrizione, campanellina, i link dei profili social, il sito internet. Ciao ragazzi, è sempre Forza Milan, teniamo duro.